Eccoci di nuovo a noi, il sogno delle pecore evocato da Emilio è finito e possiamo tornare alla diretta. Vi abbiamo fatto vedere diversi giochi, altri ne vedremo ancora, abbiamo incontrato tanti personaggi, ospiti molto interessanti. Andiamo adesso a conoscerne due nuovi. Conosciamo una nuova realtà accademica milanese, la parola passa a Giulia. Buongiorno e bentornati nella polisala del Polo Universitario di Sesto San Giovanni. Come vedete, rispetto a prima, i miei ospiti sono cresciuti. Ho qui accanto a me Luca Traini, storico dell'arte, Emanuele Cabrini, fondatore di Game Search, Carlo Gioventù, invece professore all'Accademia delle Belle Arti di Brera e di Macerata, nonché ideatore del progetto Mente Zero e la coordinatrice del progetto stesso, Bianca Maria Mori. Inizierei subito con Luca Traini. Luca, tu hai collaborato insieme a Deborah, che abbiamo avuto il piacere di conoscere poco fa. Neoludica è approdata nel 2011 anche alla Biennale di Venezia, un evento di portata internazionale, quindi ti chiederei per prima cosa che cosa ha rappresentato questo successo e il videogioco secondo te in futuro va incontro ad una sempre maggiore dignità artistica, al riconoscimento di una sempre maggiore dignità artistica? Ma assolutamente sì, la dignità artistica c'è già e con la Biennale del 2011 l'abbiamo fatta riconoscere al mondo con una prima tutta italiana, una prima mondiale italiana, cioè il videogame come arte, oltre l'aspetto fieristico, oltre l'aspetto tecnico, come 100 anni fa per il cinema. È un'operazione inevitabile. Oggi la nuova arte è l'arte videoludica, come abbiamo anche fatto facendo la mostra di Assassin's Creed al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano l'anno scorso. E questo discorso viene portato avanti da Neoludica Game Art Gallery con le varie mostre fatte, anche adesso che il MOM in un certo senso ha preso spunto portando 14 giochi nel museo. E lo stesso lavoro viene portato avanti da studiosi come Emanuele Cabrini di Game Search. Emanuele, tu cosa hai da raccontarci riguardo al tuo progetto? GameSearch.it è un progetto che organizza eventi itineranti dedicati alla storia del videogioco e l'obiettivo è quello di entrare non soltanto in contatto con gli appassionati, ma anche con associazioni di genitori, con scuole, proprio per far vedere che videogiochi non significa soltanto divertimento, ma anche storie di uomini, creatività e di idee vincenti. Il progetto di Carlo Gioventù è invece differente, ma anche questo mette insieme in qualche modo arte e multimedialità. Sto parlando di Mente Zero e chiederei direttamente a Carlo di raccontarci di che cosa si tratta. Allora, il progetto Mente Zero nasce per supplire a quello che non si riusciva a realizzare dentro l'università. Quindi è stata la creazione di un'associazione culturale senza scopo di lucro, dove gli studenti si sono associati perché insegno in varie università, quindi li ho messi tutti insieme in un gruppo e in questo gruppo fanno sperimentazione, ricerca e sviluppo nelle arti multimediali. Abbiamo una particolare propensione verso, per il videogioco perché è la cosa che ai ragazzi interessa di più e adesso abbiamo cominciato questa collaborazione con l'Unimi e il Politecnico per non solo realizzare la grafica ma vedere di realizzare anche dei progetti esecutivi. Bene, chiederei invece a Bianca, che è coordinatrice del gruppo, di raccontarmi che cosa fate voi studenti e perché un ragazzo decide di aderire ad un progetto di questo tipo. Allora, sicuramente la passione, nel senso che i ragazzi comunque stanno facendo questa cosa che non ha neanche crediti all'università, ma la fanno dalle 9 alle 6 di sera tutti i giorni e semplicemente chi ha passione si specializza su quello che potrebbe essere poi in futuro la professione come l'animatore, il modellatore, eccetera, eccetera. Va bene, grazie ai miei ospiti, dalla polisala è tutto, linea allo studio. Grazie della linea, è giusto per passare la mia volta a Giorgia Wiseman in sala riunioni, laddove Giorgia è con giocatori e non solo. A te la linea, Giorgia. Siamo di nuovo qui dalla sala riunioni del Polo Universitario di Sesto San Giovanni. Si continua a giocare assiduamente, Tana dei Goblin e Vintage Gamers. Ma al mio fianco ci sono due ospiti illustri, alla mia sinistra Maresa Bertolo, docente di game design al Politecnico di Milano, alla mia destra Spartaco Albertarelli, famosissimo game designer italiano. Incominciamo da Maresa. Il Politecnico di Milano ha avviato da alcuni anni un corso dedicato alla progettazione di giochi da tavolo. Ci vuoi raccontare meglio quali sono i contenuti di questo corso? Che cosa si studia? Sì, è un corso della laurea magistrale della scuola del design ed è un corso prettamente dedicato allo studio del game studies, cioè la teoria che si occupa di studiare la relazione tra gli esseri umani e il gioco. E la parte progettuale del corso è dedicata principalmente a giochi da tavolo per diversi motivi di tipo tecnico-logistico.
ma ci occupiamo anche di aspetti teorici legati al mondo dei giochi digitali e soprattutto ci occupiamo molto anche di urban game, urban e pervasive game, che sono una delle parti più interessanti della nostra ricerca di questo periodo. Quanti sono gli studenti iscritti al corso? Sono aumentati negli anni? Dunque, sono costante le domande, nel senso che è un corso a scelta della scuola magistrale e viene scelto, richiesto da parecchi studenti. Noi abbiamo un tetto di un 30-35 persone perché è un numero che io reputo adatto per una gestione sana e produttiva del corso. Grazie Maresa. Spartaco Albertarelli, dicevamo, uno dei più famosi game designer italiani, ha progettato più di 100 giochi da tavolo e grazie ai quali ha vinto anche molti premi. La prima domanda è una domanda magari banale ma necessaria. Come nasce un gioco da tavolo? Dalla sua idea, dalla sua realizzabilità o più pragmaticamente dalla recettività che poi avrà sul mercato una volta uscito? Questa è proprio la domanda da un milione di dollari, quella che viene fatta sempre, per la quale avrei bisogno di... Sì, ce li abbiamo, i soldi. Per la quale avrei bisogno di giornate per rispondere. In realtà un gioco può nascere in mille modi. Ci può essere un'idea, la classica idea che viene sotto la doccia al mattino, ci può essere la richiesta di un'azienda che ha bisogno di un gioco fatto in un certo modo per un certo pubblico, ci può essere una necessità di mercato, quindi magari un'azienda che sviluppa giochi di un certo tipo e ha bisogno di ampliare la linea, il proprio catalogo. Quindi in realtà un meccanismo, diciamo così, una risposta semplice a questa domanda non esiste. Fai questo mestiere da 25 anni. Come si è evoluta la tradizione dei giochi da tavolo appunto nel corso della tua carriera e quali sono i giochi che vanno per la maggiore in questo momento? Allora, il gioco da tavolo si è sviluppato seguendo molto anche quello che è stato l'evoluzione del videogioco. Nel senso che è cambiata molto la tipologia del giocatore. 25, forse anche ahimè 30 anni fa, si indicava nello studente universitario una specie di confine oltre il quale non si andava, cioè quello era un po' l'ultimo momento nel quale la gente giocava, poi diventava grande, entrava nel mondo del lavoro e smetteva di giocare. L'avvento dei videogiochi ha cambiato completamente questo aspetto, cioè la gente gioca a videogiochi fino magari ai 20 anni e poi invece da quel momento in avanti scopre il piacere della socialità e quindi dello stare insieme a degli amici attorno a un tavolo con un gioco da tavolo. Questo ha cambiato radicalmente proprio il modo con cui si fanno i giochi, a partire dalla dimensione delle scatole fino anche alla tematica dei giochi. Qui ne vediamo alcuni qui attorno a noi, voi magari non li vedete, ma sono giochi che 20 anni fa sarebbe stato impossibile commercializzare proprio perché non ci sarebbe stato il pubblico anagraficamente. O meglio, ci sarebbe anche stato, ma i negozianti non se ne rendevano conto e quindi questi restavano giochi destinati a un pubblico molto specializzato. Invece adesso, fortunatamente, il mercato ha scoperto l'esistenza di un pubblico molto più vasto e quindi anche i giochi hanno cambiato la tipologia. Il nome di un gioco che è molto venduto in questo periodo? Bah, qui ce ne sono alcuni, ci può essere Ticket to Ride, per esempio, un gioco che sicuramente viene molto venduto, Carcassonne è un altro gioco estremamente famoso, ma in realtà fortunatamente il mercato ha veramente tantissimi titoli e diversamente da un tempo dove il mercato alla fine era occupato da pochi titoli che da soli facevano la maggior parte del mercato, questa cosa sta cambiando e quindi ogni anno vengono fuori altri giochi estremamente interessanti, magari Seven Wonders e soprattutto la cosa straordinaria è che sta nascendo una scuola di game design italiana. In questo momento in lizza per il premio del gioco dell'anno in Germania, che è l'Oscar dei giochi, c'è un gioco che si chiama Augustus che è stato progettato da un italiano. Quindi anche i game designer italiani sono usciti dal loro guscio dove eravamo, perché io 25 anni fa ero uno dei pochissimi, e oggi sono diventati una vera e propria scuola apprezzata anche all'estero. Grazie Spartaco. Dalla sala riunioni è tutto, linea allo studio. Abbiamo incontrato il veterano Albertarelli, adesso torniamo ai designer del futuro e del presente. La linea passa di nuovo a Francesco che ci presenta due nuovi giochi realizzati dagli studenti. Vai Francesco.
Sì, di nuovo al centro della sala per presentarvi gli ultimi due giochi in concorso per New Game Designer 2013. Alla mia destra c'è Alessandro Solano, che presenterà Milarepa, e alla mia sinistra Samuele De Giuseppe, che invece ci presenterà Sasha, Project Sasha. Prima di parlare di Milarepa con Alessandro, andiamo a vedere il trailer del suo gioco. Eccoci Alessandro, insomma abbiamo capito che Milarepa è un gioco nel quale bisogna costruire delle torri, ma prima spiegaci qual è il perché si chiama così. Avrete notato anche il background tradizionale tibetano, immagino, guardando il trailer, perché appunto Milarepa è un ragazzo che si rivolge a Marpa, un maestro zen, per ripulire il proprio karma. Siccome ha compiuto dei peccati in gioventù, Marpa, il maestro, gli impone di costruire ogni giorno una torre di pietra, facendo tanta fatica, che poi dovrà essere buttata giù, quindi distrutta al termine della giornata, per poi essere ricostruita il giorno dopo. Quindi noi abbiamo preso spunto da questa tradizione antica tibetana per realizzare il nostro time game, in cui un Milarepa sfida un altro Milarepa per costruire la torre più alta che resista meglio al terremoto. Perfetto, e senti, ma come farà a costruire la torre nella pratica il giocatore? Allora, nella pratica il giocatore si muove nello scenario, una mappa naturale di montagna, raccogliendo i blocchi e scegliendoli in base alla loro, diciamo, utilità per costruire la torre in modo resistente. Dopodiché si dividerà quindi tra la fase di raccolta e la fase di costruzione, in cui invece dovrà posizionarli in modo corretto per dare solidità alla struttura della torre. Poi, scaduto il tempo, arriverà il terremoto e si vedrà appunto se la sua torre è all'altezza oppure se l'avversario ha fatto di meglio. L'ultima domanda che ti faccio è un po' più tecnica, perché avete detto che l'interazione nel gioco sarà del tutto nuova grazie a un meccanismo che si chiama Leap Motion. Che cos'è? Leap Motion è un nuovissimo device che abbiamo ricevuto in fase beta, quindi non è ancora commercializzato, inizierà la vendita il 22 luglio, ed è un sensore di movimento che, a differenza di Kinect a cui siamo abituati, rileva la posizione delle dita della mano, quindi è utile per implementare tutte le meccaniche con i gesti delle dita, molto più preciso di quello a cui siamo abituati, e si prevede che avrà una sorta di rivoluzione nel mondo dell'interazione con i PC. Va bene, grazie Alessandro, in bocca al lupo. Intanto vedremo appunto se il Leap Motion avrà successo, vedremo se chi vincerà questa nuova edizione di New Game Design. Samuele De Giuseppe ci presenta Project Sasha, anche lui vestito in questo modo strano. Prima però vediamo il trailer del tuo gioco. It was 1945. The war was kinda twisted. Bombs, wars, people killing people, mankind spilling inside their own cities. Powerful nations fell like leaves. This was the war where I was born, between machines and scientists.
Mother Russia willed me to conquer and enslave the whole world. No decisions, no freedom. People exploited me for their own ambitions. Was that life? Now I have no limits. It's time to choose who deserves my abilities. I am Sasha. And this is my vengeance. Eccoci qua di nuovo con Samuele De Giuseppe. Ci spieghi chi è Sasha? Sasha è un'intelligenza artificiale, figlia di un prodotto di laboratorio dell'Unione Sovietica, quindi post-guerra fredda, sfuggita al controllo dei suoi creatori, che vaga per la rete alla ricerca di un hacker, di un utente degno delle sue possibilità, e lo aiuterà appunto alla conquista del mondo tramite appunto le sue potenzialità e dotandolo di oggetti speciali. Tu sei vestito così perché? Appunto perché Sasha è un'intelligenza artificiale russa, quindi ci siamo vestiti a tema, siamo dei magnati russi con delle bretelle verdi per ricalcare la scena del gioco. Senti, a proposito della grafica e del gameplay, il gioco ricorda una sorta di Risico, però con delle novità importanti. Ci spieghi quali sono? Verità, può sembrare un Risico, ma ha due sostanziali novità. Prima di tutto è comunque l'intelligenza artificiale integrata all'interno del gioco, che muove un altro giocatore fittizio, che è la polizia, che metterà i bastoni tra le ruote ai giocatori e allo stesso tempo gestirà Sasha, che doterà il giocatore di diversi oggetti per potenziare i suoi attacchi. E l'altra differenza principale è che, essendo un multiplayer online, non è più basato su turni ma è tutto real time, quindi al di là della strategia ci sarà un'incalzante competizione tra gli utenti. Perfetto, ti ringrazio, grazie Samuele. Questi qui erano gli ultimi due giochi in concorso, che appunto tutti e otto ve li abbiamo presentati. In attesa di vedere cosa farà la giuria quando finirà di mettere i cyber dollari all'interno dei salvadanai, io restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco, sempre più convinto dopo aver visto gli otto giochi sviluppati dagli studenti che, come dire, un po' di futuro videoludico possa passare anche da queste parti, anche dall'università. Mi auguro che appunto New Game Designer possa diventare un evento annuale che ritorna, che sia un appuntamento importante, come è già un appuntamento importante quello di cui discuterà Stefano Silvestri con il suo ospite. Siamo qua con Emanuele Vietina. Esattamente. Esatto, ho imbroccato l'accento. Sì, sdrucciolo. Adesso non avventuriamoci in cose troppo complesse. Scherzi a parte, di Luca Comics and Games e più precisamente vice direttore e responsabile esecutivo dell'Ara Games. Allora, senti, la domanda è questa: Luca nasce come Luca Comics e poi si è aggiunto Land Games, anno dopo anno è cresciuto, è diventato sempre più grande e ormai, insomma, diciamo, è diventato una delle parti più importanti della fiera, con i publisher che espongono tutti i loro titoli AAA per la stagione a venire. Qui però siamo in un contesto completamente diverso, quindi dei giochi indipendenti. Che spazio ha dedicato o vorrà dedicare in futuro Luca Comics and Games? Ma mi fai veramente una domanda interessantissima e mai così attuale. Luca Comics and Games è impegnata da sempre, nelle frazioni che tu hai menzionato, a fare talent scouting e proposte importanti per i giovani artisti. Noi normalmente abbiamo due percorsi che seguiamo. Uno è quello di dare la grande ribalta di Luca Comics and Games alla scena indie, e lo facciamo per esempio nel mondo del fumetto con la self-area, cioè un contenitore in cui le piccole etichette possono mostrare i loro prodotti. Nell'area games, del gioco tradizionale, in cui qui si è molto parlato con Albertarelli, uno dei decani del settore, invece facciamo talent scouting e review di progetti, di prototipi, e cerchiamo di mettere in contatto i giovani artisti, i giovani aspiranti designer con i publisher del territorio. Così facciamo anche nella narrativa fantasy con il progetto Tessitori di Sogni. Ora abbiamo
la grande sfida, la scena indie del videogioco, ultimo ad inserirsi nel grande ambito del cross media show lucchese. E questa sfida perché è più complessa? Perché il panorama è più articolato, perché i progetti hanno bisogno di più risorse e perché per noi è una scena completamente nuova. Attualmente, e se non siamo qui a New Game Designer per caso, stiamo valutando come impegnarci anche in quest'ambito della scena indie per fornire il nostro grande supporto, anche perché sappiamo benissimo tra i nostri 200.000 appassionati si annidano tanti giovani aspiranti game designer e noi vogliamo contribuire alla loro aspirazione. Che dire? Ottima risposta, e immagino che tutti gli aspiranti game designer in ascolto saranno felici di sentire queste tue parole. Adesso ripasso la linea a Emilio, perché ci siamo detti finora che la grafica è un elemento importante, perché anche l'occhio vuole la sua parte, e mi sembra che quello che stai per introdurre giustifichi questa affermazione. Sì, giustifico appieno questa affermazione e sono peraltro completamente d'accordo con Emanuele rispetto all'attenzione che all'indie game adesso sia necessario dare, sempre di più. Ma non voglio distrarvi ulteriormente da un momento fondamentale di New Game Designer, per cui passo la parola a Francesco, che la prende, immagino, molto volentieri. Sì, la prendo molto volentieri, perché alle mie spalle, accanto a me, come potete vedere, ci sono dei personaggi un po' particolari. Loro sono i cosplayer, ovvero delle persone che hanno la malsana passione per questi travestimenti. Però ci racconta esattamente di che cosa si tratta Paola Cocchetto, che è una studentessa della scuola di comics di Padova e che fa anche l'illustratrice. Che cos'è il cosplay? Allora, il cosplay è una pratica che nasce in Giappone attorno agli anni 80 e consiste nell'impersonare un personaggio che può essere dei fumetti o dei videogiochi, dei film, fondamentalmente di qualsiasi genere, costruendone il costume e atteggiandosi anche allo stesso modo. E che cosa fate? Fate dei raduni, dei ritrovi, cioè poi una volta che vi siete travestiti? Una volta che ci siamo travestiti si va alle fiere del fumetto in genere, che sono un punto di ritrovo usuale, oppure c'è anche chi organizza dei raduni appositi in determinate location per fare magari dei set fotografici e via dicendo. E voi da cosa siete travestiti? Noi siamo travestiti dai personaggi di League of Legends, che è un gioco online che è il più giocato al momento e meritano anche loro, sì. Va bene. E no, l'ultima cosa che invece ti chiedo è, appunto, questi costumi si costruiscono? Sì, si costruiscono. C'è chi sceglie di magari commissionare dei costumi un po' più particolari a una sarta, però insomma il divertimento principale, oltre a, appunto, poi a divertirsi a impersonare, è anche costruirselo un po' con materiali di recupero, magari anche cercando delle cose più ricercate, che possono essere dei materiali particolari, termomodellabili. Si fa un po' con quello che ci si arrangia. Va bene, niente, io vi saluto, grazie e restituisco la linea allo studio. Beh, insomma, sarebbe necessario un commento tecnico estremamente preciso su quanto appena visto, lo daremmo molto volentieri, ma sarebbe veramente difficile proseguire, quindi approfitto per dare la parola a Stefano, perché è con un ospite importante, visto che si tratta della più grande azienda italiana produttrice di videogiochi. A te, Stefano. Grazie Emilio, insomma, come appena ricordato Emilio, stiamo parlando di Milestone, che è la più grossa realtà italiana nell'ambito dello sviluppo dei videogiochi, l'unica che possa competere anche a livello internazionale oggettivamente. Siamo qui con Marco Mazzaglia di Milestone, niente meno che IT Manager e Videogame Evangelist, che insomma è una carica impegnativa. Un po' particolare. Senti, visto che appunto tu vai a evangelizzare, come evangelizzeresti questi ragazzi che si affacciano al mondo dei videogiochi? Nel senso, Milestone ha seguito un percorso di crescita ventennale ormai, credo, se sì, non vado errato. Ormai dal 96. Esatto, che l'ha vista partire dall'inizio, esatto, fino ad arrivare a oggi. Quali errori consiglieresti a questi ragazzi di non ripetere tra quelli che avete fatto voi e invece dove andare direttamente al sodo? Ma per in qualche modo riassumere forse quello che un indie developer deve sapere adesso, potremmo dire un po' questo, che la prima cosa è che bisogna essere affezionati alla propria idea. E quindi, nonostante magari tutte le difficoltà, portare avanti la propria idea, ma certe volte le idee sono come i figli, bisogna lasciarle andare. E quindi a un certo punto bisogna dire, ok, questa idea è potenzialmente bella, rilascerò il prodotto
con qualcosa che i giocatori effettivamente poi potranno fruire. Addirittura il prodotto a un certo punto potrà andare avanti da solo. Quante volte certi giochi hanno poi tirato fuori dei fenomeni importanti e strani come poteva essere Minecraft. Allora avere questo amore verso le proprie idee, no? A un certo punto fermarsi e dire il lavoro che io posso far gustare agli altri deve fermarsi a un certo punto e lo posso presentare al pubblico. Non tutti i progetti indie nascono con questa idea di fondo, quindi qualche volta vediamo delle idee molto belle che spariscono, che si affievoliscono, e quindi stare attenti su questo. Mi citavi anche Fez, però prima Fez, come si può vedere dal film Indie Game The Movie, è proprio il risultato di una serie di rifacimenti che hanno un po' allungato l'uscita del prodotto, anche se poi è venuto fuori un gioco decisamente interessante, a tal punto che adesso Phil Fish ha presentato alle 3 la seconda puntata. Però se uno guarda il film si vedrà tutto, come dire, il parto e il rapporto difficile che c'è stato nella produzione di questo gioco. È stato rifatto 3-4 volte. Allora avere questo tipo di attenzione, perché poi alla fine le risorse di tempo e anche economiche magari non durano per tutta la vita, soprattutto se uno parte da zero. Insomma, come sempre la virtù sta nel mezzo, no? Non affezionarsi troppo, ma neanche troppo poco. Il buon genitore manda a un certo punto il figlio da solo, no? Se lo tiene sempre in casa non va tanto bene. Questa visione dello sviluppo così paternale... Sono figli tuoi quelli che escono, mica è originale. Senti, non posso chiaramente che ringraziarti per queste perle di saggezza, e non sono sarcastico assolutamente, no, assolutamente, che hai appena elargito anche a noi, ma anche agli studenti. Mi auguro che le abbiano ascoltate. A questo punto ripasso la linea al nostro buon Federico. Ringrazio anch'io Marco per averci detto amore per le proprie idee, mi sembra un suggerimento forse il migliore per i giovani sviluppatori che stiamo conoscendo oggi. Adesso con Francesco ne conosciamo un altro che è sempre giovane, ma lo è leggermente meno, perché è il creatore di Flypaper, il vincitore della scorsa edizione. Esatto Federico, noi facciamo un piccolo salto indietro allo scorso anno, perché ho qui accanto a me Giordano Vinci, uno dei programmatori di Flypaper. Chiaramente a un anno di distanza dalla scorsa edizione non posso che chiederti dove vi hanno portato i vostri aeroplanini di carta. Allora, i nostri aeroplanini di carta ci hanno riportato qui, ci hanno riportato a questo evento che diciamo che è stato l'inizio dello sviluppo del nostro videogioco, e praticamente adesso abbiamo deciso di continuare a sviluppare il prodotto e riuscire a pubblicarlo nell'Apple Store. Siete riusciti a fare già qualche soldino? Ancora no, ma speriamo di farne. Mi dicevi che siete qui anche in veste di giudici quest'anno. Sì, quest'anno diciamo abbiamo un doppio ruolo. Presentiamo il nostro progetto e inoltre giudichiamo quelli degli altri, che devo dire sono molto, molto interessanti. E progetti per il futuro prossimo? State sviluppando anche altri giochi? Allora, attualmente non stiamo sviluppando altri giochi anche perché siamo in due, però il futuro speriamo proprio di riuscire a farne anche altri e avere successo con il nostro primo videogioco. Va bene, grazie Giordano, vai a mettere i soldi nei salvadanai di chi ti pare. Sono in tanti a sperare di poterti imitare in questa edizione, tra poco lo scopriremo, in attesa appunto di vedere quando potremo aprire salvadanai. Io restituisco la linea allo studio. Grazie Francesco, da un trionfatore all'altro, nel senso che sono stati credo i trionfatori almeno ideali dal mio punto di vista della stagione scorsa, con dei giochi estremamente interessanti e anche fortunatissimi dal punto di vista commerciale. Non solo, sono l'unica multinazionale videoludica ad avere uno studio di sviluppo in Italia, a cui si deve per esempio Just for Dance 4. Sto parlando di Ubisoft, cui è dedicato il prossimo servizio. Allora, Ubisoft è una delle prime e più importanti case di produzione multinazionali dello sviluppo del videogioco al mondo. Produciamo videogiochi per console costruite da altri. Ubisoft produce alcuni dei giochi di maggior successo, dai blockbuster come Assassin's Creed e Just Dance, in questo caso, che vedete qua, che si sviluppa in parte a Milano, ai Rabbids, quindi Party Games, Hardcore Games,
è una realtà consolidata nata nel 1986. L'esperienza dello studio di Milano, la professionalità, la passione che ci mettiamo fa sì che oggi, nel 2013, ci troviamo ancora qui a parlare con voi e magari a instillare un pochino la passione del videogioco in qualcuno di voi. Venire a lavorare in Ubisoft, così come in un qualsiasi studio di sviluppo videogiochi, è un'avventura molto bella, ma anche molto impegnativa. Naturalmente bisogna avere un background, bisogna avere tanta curiosità, quindi non solo un background universitario, soprattutto per quanto riguarda la programmazione o la grafica, ma anche su tutto quello che è la cultura pop, cinema, TV, essere grandi appassionati e giocatori di videogame. Abbiamo intenzione di collaborare attivamente nella stesura di alcune tesi di laurea, in modo che gli studenti entrino in contatto con noi e comincino a conoscerci sempre più, ma noi stessi abbiamo l'opportunità di identificare magari i nostri talenti e i vostri talenti migliori. Il nostro obiettivo per il futuro è di continuare questa avventura il più a lungo possibile. New Game Design. E rimaniamo in casa Ubisoft con il prossimo ospite intervistato da Stefano. Si tratta di Andrea Scambia ed è forse l'esempio migliore che potevamo portarvi oggi. Stefano era qui a New Game Designer 2 anni fa e adesso lo ritroviamo, come anticipato, a lavorare per Ubisoft. A te, Stefano. Allora, appunto, dopo questa presentazione, Andrea era presente all'edizione di 2 anni fa. Sì. E anche se non si chiamava così, no? Non era ancora New Game Designer, se non vado errato. La presentazione del corso di online game design, semplicemente. Perfetto. Allora, senti, avendo tu partecipato 2 anni fa ed essendo qua di nuovo oggi, quali sono le tue opinioni appunto su questo corso organizzato dalla Statale e quali sono i consigli che ti sentiresti di dare anche nell'ottica di chi, lavorando in Ubisoft, vedere cose diversamente da magari solamente dal punto di vista dello studente? Allora, avendo seguito questo corso, sicuramente ne ho compreso l'utilità, perché mi ha permesso di imparare diversi tipi di cose, diciamo, perché questo corso va inquadrato nel contesto della laurea magistrale di informatica, quindi praticamente quello che consente di imparare è sia conoscenze di ambito di design che conoscenze di ambito di programmazione. E per studenti che, come me, magari sono arrivati a comunicazione digitale, comincia a essere difficile capire quale strada prendere. E quindi sicuramente una delle cose più utili che questo corso ti porta a capire è quale sia la strada a seguire. E quindi probabilmente molti di questi studenti avranno capito sicuramente se vogliono essere designer o programmatori durante questo corso. Perché la cosa che ti fa fare, la cosa più utile che si fa è quello di mettere le mani in pasta, diciamo. Cosa vuol dire? Che facendo, trovarsi a sviluppare un prototipo, gli studenti sicuramente provano sia ad applicare le loro conoscenze di design che le loro conoscenze di programmazione, e dividendosi i compiti capiscono che cosa è veramente la cosa che vogliono fare, qual è la loro strada, insomma. Ecco, invece, guardando a quello che secondo te, dopo aver lavorato in Ubisoft, mancherebbe e andrebbe aggiunto in un corso di questo tipo, c'è qualcosa che vedi? Allora, secondo me questo corso è abbastanza completo, devo dire la verità, perché comunque c'è molto, c'è la collaborazione con
agenti del settore che vengono a fare seminari per spiegare quelle che sono le realtà, e quindi una cosa che gli studenti possono fare sicuramente è quella di fare domande con persone che lavorano direttamente, diciamo intrattenersi con persone che lavorano nell'industria, e se hanno dei dubbi possono risolverli e magari aiutarli a capire quelli che sono i problemi di lavorare in un'industria così o quelle che sono le cose divertenti, insomma. Quindi sicuramente ci si avvicina da un livello pratico al fare i videogiochi, ma si avvicina anche alle aziende. Quindi io sono stato abbastanza fortunato a trovare un lavoro in una grande azienda che si occupa di fare videogiochi, e come è successo a me, chi esce da questo corso ha la possibilità di credere in questo sogno, diciamo. Beh, insomma, il miglior spot non era possibile farlo, ma è anche, come dire, confermato e avallato dalla realtà dei fatti. A questo punto è tempo di aggiornamenti, quindi passo la linea al nostro buon Emilio, il quale ci dirà cosa sta succedendo. Il quale va avanti, intanto speriamo che l'esempio di Andrea sia tale anche per gli studenti di New Game Designer degli anni futuri. Rispetto invece all'edizione attualmente in corso, ricordiamo, i 31 giurati stanno finanziando gli 8 giochi che abbiamo avuto modo di vedere fino a qui. Chiedo a Francesco, come dire, un aggiornamento sul campo, a che punto sono i finanziamenti e cosa sta succedendo? I finanziamenti sono a buon punto, ma non siamo ancora pronti per spaccare i salvadanai, quindi i giurati stanno ancora distribuendo i cyber dollari. Io intanto però, per farvi capire esattamente di cosa si tratta, chiederei a un ragazzo a caso tipo Samuele di farci vedere esattamente di che cosa si tratta. Questo qua è uno dei salvadanai, dentro ci sono i cyber dollari. A un certo punto, quando la giuria sarà pronta, noi, o meglio quando avrà finito di mettere i soldi all'interno dei salvadanai, non solamente nel suo, li metteremo qui sulla pedana e li spaccheremo per vedere, insomma, chi si aggiudicherà questa edizione di New Game Designer 2013. Per il momento non siamo ancora pronti, per cui restituisco la linea ad Emilio. E sì, che la passi immediatamente a Federico. Cosa ne pensi? Come sta andando questa edizione, Federico? Mi sembra che stia andando molto bene. Devo dirti che sono un po' emozionato, perché dopo un'ora e passa di trasmissione stiamo arrivando al momento topico. Esattamente. Insomma, quello dello spaccamento dei salvadanai, che poi ci arriverà a raccontare che è il vincitore di questa edizione. Senti, non potremmo farlo perché in realtà noi abbiamo anche una veste di giurato, quindi come dire, questa cosa comprometterebbe la qualità del... Ma secondo te, un parere, c'è qualche gioco che hai preferito rispetto ad altri, qualcosa che ti ha colpito invece in tutti i giochi? Mi hanno colpito diversi giochi, ho trovato molti giochi che si riferiscono a realtà, come abbiamo definito prima, di AAA già esistenti, alcuni invece con idee forse un po' più originali. Non facciamo nomi ovviamente, ma punterei più sui secondi. Il tuo rigore mi entusiasma e mi riempie di speranza, e anzi a questo punto, di fronte alla speranza, come dire, io passerei la linea a chi è qui in rappresentanza di New Game Designer, cioè non le menti che l'hanno concepito, perché mancherebbe, per Luca Lanzi che salutiamo, ma la linea passa a Francesco, che è accompagnato da illustrissimi ospiti, se non sbaglio. Sì, in attesa insomma di vedere come finiranno le votazioni, io ho qui Daniele Loiacono, che è ricercatore del Politecnico, che ci spiega un po', insomma, quali sono le particolarità del corso del Politecnico di Game Design. Sì, allora, il corso di Video Game Design and Programming del Politecnico di Milano, che è tenuto dal professor Pierluca Lanzi, con cui io collaboro, è un corso della laurea magistrale appunto di ingegneria informatica da noi, ed è un corso che ha un carattere decisamente pratico, nel senso che alterna a una parte di teorie e lezioni una parte molto pratica, che consiste appunto nella creazione di un vero e proprio gioco, prototipo giocabile, a partire dall'ideazione fino alla presentazione finale. Gli studenti hanno la possibilità appunto di ideare dei concept di gioco, votano i loro stessi concept, e i più votati vengono poi sviluppati come progetti. Grazie Daniele, sono qui di nuovo con Laura e anche Dario. Ti chiedo, Laura, siccome appunto abbiamo visto che insomma si tratta di una realtà che funziona molto bene, quali sono le prospettive per i prossimi anni, se c'è la possibilità di migliorare ancora secondo te?
Ma diciamo che già adesso siamo abbastanza soddisfatti con come risultati, però sicuramente sì, cercheremo di migliorare per gli anni prossimi, sia da un punto di vista di integrare sempre di più la nostra collaborazione col Politecnico di Milano per lavorare ancora meglio insieme da un punto di vista didattico, ampliare magari anche un po' l'offerta formativa. Infatti già da quest'anno noi abbiamo attivato anche un corso di intelligenza artificiale per videogiochi nel nostro dipartimento, quindi soltanto per gli studenti di area informatica dell'Università di Milano. E poi ci piacerebbe fare qualche cosa anche da un punto di vista della grafica. Infatti già quest'anno abbiamo iniziato a collaborare un po' con l'Accademia di Brera per integrare un po' tutti quelli che sono gli aspetti indispensabili allo sviluppo poi di un prodotto di successo. Sei d'accordo, Dario? Sì, indubbiamente. Diciamo che finora siamo riusciti ad andare in accelerazione. Siamo arrivati al terzo anno in questa maniera splendida. Soprattutto io sono molto contento di tutte le energie che i ragazzi stanno dimostrando e di tutto il loro entusiasmo. Vorremmo riuscire a continuare ad accelerare anche per gli anni prossimi, a usare un volano sempre più grande, sempre più energetico. Ah, tra l'altro, dovrebbero aver quasi finito i ragazzi di... Scusa Dario, infatti, scusa Francesco, ma il momento, diciamo che il climax è arrivato all'apice, le votazioni sono finite, per cui direi che senz'altro potremmo procedere a vedere come hanno votato i giurati. Me lo confermate? Sì, a questo punto io, se i giurati hanno finito, chiederei ai nostri team leader di mettere i loro salvadanai qua sulla pedana, in attesa di spaccarli. Giovani? Cioè, è il momento in cui stanno ancora mettendo gli ultimi denari? Ci siete? Dai, non fate i timidi. Ok? Uno, due. Team leader? Munitevi di martelli e recatevi qui. Prego. Vai, vai, mettete i vostri... Ok, questo è quello di Milarepa. Ce ne sono solo due, ne mancano sei. Stanno mettendo gli ultimi milioni. Addirittura nelle tasche. Tanto io avevo visto che c'era uno con un martello minuscolo che secondo me non riuscirà a spaccare il suo salvadanaio. Due... C'è anche quello di Minions Brawl, lì sulla sinistra. Ne mancano 5. Ion Effect. Su che il tempo scade. Sì, tra un minuto non siete più in gara. Questo l'ho deciso io al volo, così. E su questa sezione, come dire, perentoria di Francesco, in realtà si stanno consumando gli ultimi attimi di New Game Designer 2013. In cosa consiste brevemente il concorso? Lo ripetiamo. 8 team di studenti si sono sfidati presentando oggi i propri prototipi ad agenti e attori del settore, i quali li hanno votati, o meglio finanziati con la tua invenzione, il Cyberdoll, quindi te ne assumerai la responsabilità. Completamente. E a breve sapremo quale degli 8 giochi sarà il vincitore dell'edizione di New Game Designer che stiamo andando a concludere. Certo, in un mondo completamente digitale che abbiamo visto oggi, ci sarà questo momento fortemente analogico in cui dei martelli di dimensioni diverse, come diceva appunto Francesco, andranno a spaccare dei salvadanai che sono forse a questo punto tutti pronti, messi in fila. Francesco, com'è la situazione? Ci siamo quasi, anzi direi che ci siamo, abbiamo qui gli 8 salvadanai, abbiamo anche 8 martelli, 7 martelli, ecco, perfetto, di cui uno sembra veramente ridicolo, il vostro, no scusa, cioè, obiettivamente tu credi di riuscire a spaccare, vabbè, prova, no tu prova, vince la terracotta. 7 martelli per 8 salvadanai. 7 martelli per 8 salvadanai, ci siamo, se siete pronti, 1, 2, 3, vai! Prego, raccogliete i vostri soldi, perché poi li dovrete contare. C'è gente che sta rischiando la vita. Io, tra l'altro. Vai, vai, prendete... rubatevi i soldi tra di voi, però, eh. Ah, ti devo anche passare i milioni. Ecco.
si è creata una situazione di pericolo per la nostra incolumità. E mentre i primi contusi vengono allontanati con le ambulanze, in realtà mi ricorda tutto una cosa estremamente vera. C'è anche un videogioco che si chiama Game Dev, laddove, come dire, il finanziamento di un piccolo studio che parte da zero procede esattamente così, cioè devi convincere prima il publisher e poi il tuo pubblico, evidentemente. Certo. A darti i soldi, brutalmente, questa è la verità poi. E beh, perché abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato d'amore, ma alla fine i soldini in un certo qual modo servono. E come abbiamo detto, se adesso parliamo di soldi, diciamo, immaginari, la speranza è, per chi ne riceverà di più, di poi arrivare magari a dei finanziamenti veri, certo, e propri, insomma. Allora, se possiamo, nell'attesa che, come dire, arrivi il verdetto, se possiamo fare qualche riflessione, qualche commento, parto io, perdonami Federico. Ci mancherebbe. Come in realtà è venuto fuori diverse volte, mi pare che, e New Game Designer lo confermi, il futuro, nel futuro sempre più un posto di rilievo l'avrà l'indie. Parlavamo prima anche con il vicepresidente di Luca Comics. Il settore indipendente potrebbe essere davvero quello foriero di rivoluzioni, secondo me, non solo nei contenuti ma anche nei modi di giocare. Sei d'accordo? Penso proprio di sì, perché come abbiamo detto anche prima, i grandi sviluppatori hanno delle esigenze di mantenere, diciamo, alto il proprio valore di mercato, questo magari a scapito di nuove idee che invece possono venire fuori da sviluppatori indipendenti, quelli che adesso stiamo vedendo che mettono le mani tra le schegge dei propri salvadanai contando i propri cyber dollari. Idee che poi avranno bisogno, come dicevamo, di un finanziamento. Il finanziamento potrà magari arrivare appunto dalle grandi aziende, oppure la speranza è che anche in Italia ci siano dei venture capitalist che diano fiducia a chi vuole portare qualcosa di nuovo sul mercato. Io sono abbastanza persuaso del fatto che la cosa potrà succedere, anzi già qualche piccolo caso si fa evidente. Mi vengono in mente Molle Industria di Paolo Pedercini, in grado l'anno scorso di vincere Indiecade e di aver fatto un gioco che somiglia a uno dei giochi concorrenti oggi. Nel suo caso era un gioco, come dire, in qualche modo ispirato a Wikileaks e qualcosa di simile oggi l'abbiamo visto. Mi vengono in mente i Santa Ragione, quest'anno in finale per la prima volta è capitato un italiano al main contest della GDC. Mi vengono in mente casi come lo studio Ovosonico, come dire, un ex studio, o meglio uno studio di ex cervelli in fuga tornati dall'estero per sviluppare per conto di Sony proprietà intellettuali. Mi viene in mente Cuno Simulazioni, ma l'esempio e gli esempi potrebbero veramente essere di più, che a breve, forse in autunno, pubblicherà Assetto Corsa, dal mio punto di vista uno dei migliori simulatori di guida che potremmo avere mai visto. Quindi, come dire, qualche caso anche concreto, non solo teorico, cominciamo a vederlo. Assolutamente, e ammiro la tua preparazione, Emilio, questo devo dirlo in diretta di fronte a tutti quelli che ci stanno seguendo. Io sono ammirato dalla tua ammirazione, colpitissimo, mi tremano le gambe, non tanto per quello che hai detto, ma perché potremmo essere vicini al verdetto. Chiedo alla regia, Stefano, sai qualcosa che non so? No, non so qualcosa che non sai. L'unica cosa che mi auguro è che questa tradizione proceda sempre senza feriti e anche, insomma, con altri modi di essere presentata. Prima si sono visti le mazzette in mano, insomma, di questi tempi non è mai molto bello. Devo dire, tra i giochi, rispondendo alla domanda che tu hai fatto prima sui giochi preferiti, mi ha colpito molto Praying Mantis, per come è riuscito ad andare un attimino oltre i mezzi a disposizione, chiaramente anche il tempo di sviluppo, con un design minimalista che cela molto bene il fatto che in realtà si tratti di giochi che sono stati sviluppati in 3 settimane. E poi devo dire, nel complesso ho visto tanti altri prodotti interessanti, alcuni forse un po' ambiziosi. Quello che diceva prima il rappresentante di Maestro era giusto, no? Cioè, bisogna capire quando la propria idea va seguita, quando va abbandonata e quando forse è anche il caso di selezionarle. Ad esempio, c'è stato un prodotto prima che mostrava delle dinamiche di MMO, sì, adattive, nel senso le abilità e le skill del gioco vengono assegnate al gioco sulla base del proprio stile. Sono dinamiche che per chi giochi le MMO sarebbero molto interessanti, poi bisogna vedere quanto siano applicabili nel concreto. Comunque, insomma, per la prossima edizione io suggerirei un counter elettronico per i soldi anziché le banconote, così, insomma,
ce la possiamo anche cavare prima. Perché perdere questo invece momento, come dire, molto country, insomma. Che ci ricorda in qualche modo come le radici in realtà ludiche siano analogiche in qualche modo. Sì, no? Esatto, esatto. Infatti prima. In un mondo così digitale essere ancora lì a contare il denaro frusciante. Quindi insomma alla fine mi auguro un buon esito per Codgenesis. Mi ricollego a una cosa che hai detto che condivido pienamente. Ci siamo, vi devo interrompere. Attenzione. Non mi ricollego, vi devo interrompere perché ci siamo. Abbiamo finito di contare, alcuni li ho visti contare veramente avidamente questi soldi falsi. E chiederò a Ilaria Amodeo, PR Manager di AESVI, di avvicinarsi e lei ci leggerà tra un attimo il nome del vincitore, o meglio del gioco. Ti chiedo innanzitutto se ti è piaciuta questa giornata, che cosa ne pensi? Sì, è sicuramente un momento bellissimo, siete strafortunati di poter avere questa opportunità di confrontarvi con gli operatori del settore e ricevere da loro suggerimenti e consigli per portare avanti i vostri progetti. Quindi in bocca al lupo a tutti per il futuro e ancora complimenti per quello che siete riusciti a fare in così poco tempo e con così grande passione e impegno. Perfetto, grazie. Applauso. Io mi sposterei per lasciare spazio ai ragazzi e a te che ci dirai chi ha vinto. Ok, parto dal terzo classificato. Allora, il team si chiama SJ Team e il gioco Solar Journey. Complimenti. Il secondo classificato è il team Omissis e il gioco è The Reason. E il vincitore di questa terza edizione di New Game Designer è Ninja Fix con Praying Mantis. Complimenti. Complimenti vivissimi. E Francesco. Sì. Grazie a tutti quelli che ci hanno votato. Lo sapevamo, però vabbè. Sapevate di essere... No, scherzo. Però sì, cioè, insomma, siamo contenti. Speriamo che questa fiducia venga ricambiata. Insomma, sicuramente ce la metteremo tutta per completare il progetto e portarlo nelle case di tutti. Magari l'anno prossimo sarete richiamati come giudici, per cui chi lo sa. Sì, i giudici vincitori dell'anno scorso erano oggi, quindi ben volendo, sì, volentieri, immagino che anche gli altri componenti, Marco e Dorian, ne saranno felici. Bravi ragazzi, io restituisco la linea allo studio, da qui è tutto. Allora, sembrava che fosse tutto costruito, nel senso che Stefano a Salvadanai già aperti aveva preannunciato il vincitore, la realtà è che non era tutto costruito, semplicemente che Stefano è un grandissimo giornalista di videogiochi e quindi aveva già capito chi erano i più bravi. Mi genufletto di fronte a questa affermazione, ti ringrazio. Stiamo entrando in una fascia che ricorda una battuta di Mr. Wolf in Pulp Fiction che evito di ripetere, per cui forse proseguiamo altrimenti. Mi ricordo quella che risolve problemi. Esatto. A me è venuta in mente l'altra. Esattamente. Effettivamente non è il caso di citarla. Quindi, no, ecco, che dire, siamo soddisfatti? Siamo estremamente soddisfatti, ripeto, la speranza è che non solo New Game Designer andrà avanti, ma che l'esempio di Andrea sia concreto, è già successo, per cui che da questi studenti emergano prima o poi grandi game designer. Io ci credo e mi batto affinché succeda. Vai, grandissimo Emilio. Io approfitto allora di questi ultimi minuti per ringraziare chi ha reso possibile questa trasmissione, la regia, tutti i tecnici del CTU e tutti coloro che hanno contribuito in varie modalità a questo programma. Emilio. Non posso che darti ragione e ringraziare chi poi, oltre ad averlo permesso, è stato anche davanti alla telecamera, quindi ringrazio te Federico, ringrazio Stefano Silvestri di Eurogamer, ringrazio Francesco impegnatissimo nei collegamenti dalle postazioni, ringrazio Giulia, ringrazio Giorgia, ringrazio le università che ci hanno ospitati e come dicevo poco fa, non posso che rinnovare l'appuntamento. Grazie agli ospiti che ci hanno tenuto oggi qui compagnia in Palisala, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti e arrivederci a New Game Designer 2014.